Raga. Ma che cazzo è successo? Tanta guagna per tutti ragazzi, qui è Guagna Salvo che vi parla. E oggi in questo gameplay vi mostreremo, diciamo, una partita un po' diversa dal solito. Infatti ragazzi, cos'è successo? Semplicemente abbiamo incontrato un hacker, che sono facilmente riconoscibili e in questi giorni stanno girando molto. Quindi abbiamo deciso di parlarvi un po' di questa cosa, di questo fenomeno. Allora ragazzi, innanzitutto c'è da dire che ovviamente in queste partite noi giocavamo a dominio. E sono partite in cui gli hacker gestiscono un po' tutto. Infatti, come vedete, hanno alterato i punteggi, rendendoli più adatti alle loro volontà, a ciò che volevano fare. E infatti la partita con i punteggi alterati non finisce fino a quando loro non decidono che deve finire. Fino a quando, insomma, loro dal mod menu non selezionano il termine della partita. Però ragazzi, una cosa che vi voglio dire è che le bandiere, in questo caso, continuano a funzionare, anche se in modo mascherato, in modo normale, cioè come se il lag non ci fosse. Quindi quando il l'hacker terminerà la partita, chi avrà raggiunto un maggior numero di punti grazie alle bandiere vincerà, come in una partita domino classica. Che cosa vi volevo dire a riguardo? Il fatto che in questa partita era stato modificato il numero di punti attribuiti per ogni uccisione. Infatti con ogni uccisione, come avete visto, si prendono dai 6.000 in su punti esperienza e con un numero esatto di 14 uccisioni si faceva un prestigio. Nel caso in cui partite da livello 0, con sempre meno uccisioni a seconda di a che livello eravate. La cosa da notare soprattutto è anche il fatto che hanno alterato il sistema di attribuzione di punti squadra. Infatti adesso ci siamo ritrovati con un sistema molto più facilitato, in quanto ogni kill, ogni cattura, ogni assist, se chiamavate una serie, insomma qualsiasi cosa che vi dà almeno un punto esperienza nella modalità multigiocatore, vi attribuiva un punto squadra, oppure anche di più. Per esempio una kill riesce a attribuire fino a 3 punti squadra. Come vedete adesso c'è un altro discorso molto importante, il fatto che l'hacker ha la God Mode come in tutti gli altri Call of Duty, come negli hack di tutti gli altri Call of Duty, quindi è non solo impossibile ammazzarlo, ma sempre come tutti gli altri Call of Duty, lui non è soggetto alla ricarica, quindi può sparare all'infinito in giro per la mappa. In altre occasioni abbiamo visto hacker che utilizzano anche l'aimbot. E come in questo caso, vi ho fatto vedere apposta la visuale morte, lui ha tutti i perk sbloccati in basso nello schermo. E con tutti i perk sbloccati, diciamo, è davvero pressoché invincibile, anche se avesse la salute non rigenerabile, non infinita, diciamo. La cosa interessante da dire è che lui, qui infatti tirerà una cam, come vedrete io e Titanium proveremo ad accoltellarlo ma senza risultato. E niente, praticamente l'hacker può con il suo mod menu attribuire queste mod anche ad altre persone. Infatti in alcune partite alcuni dei suoi amici, era un gruppo da 6, alcuni dei suoi amici avevano la God Mod, oppure magari si muovevano più velocemente, avevano più perk del normale o avevano più armi del normale. Comunque, la cosa importante da dire è che sembrano partite vantaggiose perché salite di livello e tutto quanto, però ecco, in questo caso ci ha teletrasportato tutti e siamo morti tutti quanti. Infatti vi farò vedere anche qui la visuale morte. Comunque, vi stavo dicendo che sembrano partite vantaggiose, ma fate occhio a rimanere più del dovuto o comunque a cercarvele queste partite. Anzi, vi esortiamo e vi invitiamo a uscire. Perché? Perché innanzitutto, se salite di prestigio velocemente, siccome questa volta su Ghost ogni prestigio è registrato singolarmente, il tempo un tempo impiegato per ottenere il prestigio individuale. Per esempio, se risulta che il primo prestigio l'avete fatto in un giorno di gioco, mentre il secondo è segnato a 30 minuti di gioco o 40 minuti di gioco,
anche 20 minuti di gioco, ovviamente questo può causare dei problemi e rischiate magari che vi azzerino le statistiche. Oltre a questo piccolo problema, c'è il problema che anche gli hacker stessi possono decidere in alcune partite, come io ho visto fare, di azzerare direttamente il livello, le statistiche di qualcuno. Quindi se vi trovate in queste partite potreste essere soggetti appunto a un downgrade delle vostre statistiche. Quindi rischiate che magari se siete arrivati al prestigio 1, al prestigio 2, dopo un paio di giorni di fatica, o avete sbloccato delle armi, delle mimetiche che vi hanno rubato particolare tempo, cioè un sacco di tempo, rischiate che magari appunto ritornate a livello 1 con niente sbloccato e vi dovete arrangiare. Qui ho provato a continuare a uccidere l'hacker che tuttavia continuava a essere invincibile, e dopo aver tirato la cam, con motivo per cui questi hacker si mettono in god mode, ha terminato la partita e vabbè ragazzi, purtroppo non c'è altro da dire. Noi l'unica cosa che possiamo dire è che gli hacker si conoscono, come avete visto dal quadratino grigio accanto al nome. Ha segnato il massimo di punti a tutti ottenibili in una partita, e come vedete ha trasformato tutti in livello massimo del prestigio. Io ragazzi vi ho detto bene o male tutto quello che c'era da dire di questo fenomeno. Vi ricordo che vi esortiamo a evitare questo tipo di persone, perché sono più le cose negative che quelle positive che vi danno. Fate attenzione a questo tipo di lobby e soprattutto ragazzi, mi raccomando, cercate di non sfruttare queste situazioni per alterare le vostre statistiche. Io vi ringrazio per la visione del video, vi esorto a lasciare un bel like, speriamo che questo video vi sia stato utile e tanta bagna per tutti ragazzi.